Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi, guardate un po', si torna a War Hospital. Perché? Perché è stato rilasciato un nuovo DLC, il vero e proprio primo DLC che allarga l'esperienza di gioco e che, oltre ad aggiungere ovviamente nuovi appunto aspetti del gameplay, ruota intorno alla figura storica di Marie Curie. Infatti il DLC si chiama X-Ray, quindi oggi scopriremo insieme un pochino che cosa apporta già questo bellissimo gioco, questo nuovo DLC. Non so ancora se farò un long play o taglierò il video per farlo di 40 minuti come al solito, deciderò dopo. Oggi però appunto scopriamo in anteprima questo nuovo DLC. Dead Good Pierre è stato così gentile da mandarci la chiave e oggi appunto ci immergiamo in questa nuova avventura. Quindi vediamo immediatamente, andiamo in capitoli, eccolo qui, la piccola Curie. Vediamo un po' che cosa ha in serbo per noi. Oh, se lo voleste comprare costa circa 5€, 4,99€ se non mi sbaglio. Qui sotto in descrizione come sempre troverete il link alla sua pagina Steam. New patient arrived. Sir, dispatch from HQ. Report. German forces prepared a major offensive push and will strike soon on our part of the front. HQ reorganizes our forces to send reinforcements, but it will take them 5 more days. HQ orders the hospital to provide as many soldiers to the front line as we can, and hold the front line till 8 o'clock on the 25th of September. 5 days of continuous attack? Are we even able to hold that long? We will try. Just focus on providing me soldiers, Major Wells. My boys and I will hold the line. Ok, mantieni la linea del fronte. L'armata tedesca ha predisposto una massiccia spinta offensiva. Gli ordini del quartier generale per l'ospedale sono di inviare quanti più soldati possibile al fronte e mantenere la prima linea fino all'arrivo dei rinforzi, prevista per le 8 del 25 settembre. Ok. E soprattutto, vediamo se mi ricordo tutto perché è passato un sacco. Madonna, guardate quanti attacchi quassù! Mamma mia, il primo ce la facciamo perché più o meno perché è verde, ma comunque preferirei che diventasse azzurro. Dicevo, è passato veramente tanto, per cui boh. Allora, Marie Curie dovrebbe essere qua vicino a questo, è già al massimo a quanto pare. Guardate qui che figo. Come è così? Bello, bello, ci piace. Qui che è cambiato, questo uguale. Le cimitero, il magazine. Treno. Ok. Tenda degli esploratori, deposito, ma immagino che sarà connesso a qualche evento, no? Diciamo, è vicino a dove siete. Boh, allora, vediamo un po'. Abbiamo tutti e tre i medici, sono tutti riposati. Allora, stazionario, inizia te, inizia te, inizia te. Poi te, te. E te, ok. Niente, 4, vai te. Ne facciamo così perché questi sono di livello altissimo, alterrimo, esci. Poi, allora, qui vediamo già se tante le volte ci fosse. Ok, c'era questo, qui non c'è nessuno, quindi probabilmente non avremo tempo di mandare qualcuno qui. Qui era... no, assumi personale, elenco del personale, assegnazione del personale, infermiere, 1.000.000 e anche delle gemelle, doppie gemelle. Allora, 20, vediamo un po'. Non vuole lavorare nella struttura reparto operazioni, non ha preferenze, non ha preferenze. Preferirebbe lavorare in una struttura centro di riabilitazione. Quindi vai qua. Preferirebbe lavorare in una struttura centro di riabilitazione. No, ce n'era una. Qui. Tanto dopo. Ah, questo pure è cambiato. Ah, no, perché hanno fatto la ricerca. Capito. Noi non ce l'avevamo, invece qui hanno già fatto la ricerca per i turni. Preferirebbe lavorare, non lavorare nello centro smistamento.
Preferenze, vai qua. Ok, squadre mediche. Come lo cambio questo? Non ho idea, perché questo non ci sono mai, non l'ho mai comprato io, quindi 24 ore. Poi vedremo. Ingegneri. Allora, vediamo un po' che dobbiamo costruire, va? A quanto pare abbiamo già tantissima roba. Forse non dovremmo neanche cercare più niente. Com'era? No, oddio, mi ricordo. Personale, elenco personale, pazienti, migliorie del campo. Sì, tantissimo hanno ricercato qui. Allora, questo è a posto, qui che c'è. Riduce 25% la velocità di aggravamento delle condizioni del paziente. Questo non è male. Questo non è assolutamente male. Due slot delle squadre mediche. Poi c'è questo. Ok, riduce ancora di più l'aggravamento. Aumenta il 10% la velocità di riabilitazione del paziente. Facciamo subito questo qua. Ma proprio subitissimo, perché quello ci serve. Poi vediamo se possiamo costruire anche altro. Questo va bene. Allora, qui c'è questo. I deceduti non occupano il letto. Amputazione. Aumenta il 25% la possibilità di successo dell'operazione. E facciamo anche questo. E direi basta per ora. Ok. A Vettovaglie non stiamo male. Fammi vedere il magazzino. Abbiamo moltissimo spazio, a parte le medicine, ma tanto queste adesso le consumiamo. Ok. Vediamo qua. Non c'è niente. Ok. A lei. La gente inizia a muoversi. Non mi ricordo se ci fosse il salvataggio veloce. Ok. Eccoli qua che costruiscono. No, c'è un dottore che non fa niente. Questo qua. Ok, vai qui. Mazza, già arrivata altra gente. Vai qua. Vai lui. Vai prima lui. Vai lui. Ok. Sir, new patient arrived. Sir, nurse has reached the casualty clearing station. Sir, nurse has reached the rehab. Non appena la gente inizia ad arrivare qui, noi metteremo un'altra infermiera. Che dobbiamo proprio sbrigarci. Qui in rosso. Ok, ricevuto, bene. E questo è rosso. Non ci abbiamo niente. Riabilitazione più lunga. Ok, sta arrivando una quantità di gente impressionante. Giusto, dobbiamo farli riposare. Facciamo così. Effettivamente. Vai. E dopo aver curato questo, però. Ok, 2 eventi positivi, bene. Riabilitazione più breve, riabilitazione più breve, fantastico. Ma qui ci dovrebbe essere gente, però. No, però no. E perché?
Allora, se faccio così prende i turni. La proviamo con loro, va? Questi li lasciamo così. Cioè 24 vuol dire che lavorano tutte 24 le ore, no? 12 invece si alterna. Dovrebbe voler dire questo. Tra le ore 21. Quindi così. È già stanca. Vediamo un po', eh. Medics are on the way. Sir, operation was successful. Ottimo. Oh, c'è un evento. Richiesta di forniture chirurgiche del quartier generale. Signore, il quartier generale ci ha chiesto di inviare delle forniture chirurgiche, se possibile, poiché si sono verificati dei ritardi con le consegne. In cambio ci daranno dei permessi di assunzione, di cui noi non abbiamo bisogno e tra l'altro non possiamo andare niente perché non ne abbiamo a sufficienza. E infatti adesso noi mettiamo pure qui. Abbiamo qualcuno libero? Sì, ha voglia. È andato a produrre questo, grazie. Allora, tu non hai preferenze, quindi vai qui. Tu non hai preferenze, vai qui, giusto, sì. Il cibo c'è, l'alcol c'è. Dobbiamo ricordarci che fare questa roba consuma questo, per cui dobbiamo stare attentini. Non so se valga la pena migliorare qualcos'altro. Riduce il 25% la difficoltà delle operazioni, anche questo. Se no qui che c'è? Riduce del 50% le possibilità di complicazioni durante l'operazione, riduce di un 50% le possibilità. Oppure aumenta il 50% la possibilità di agevolazione. Questo, boh. Il fatto è che finiamo tutti i permessi. Questo potremmo fare. Che ne richiede 3. Anche questo è centro avanzato. Questo purtroppo non ci abbiamo i punti. Che non era male. Ma 6 ce ne servono. Riduce il tempo di riposo. Yes, questo. Non possiamo. Non possiamo perché devo cliccare qui. Altra gente. La riposa di prima. Cerchiamo di non farli proprio arrivare al massimo dello stress. Sir, new patient arrived. German attack is coming. Oh no, sono entrate. Sir, we have wounded soldier. Sì, perché era verde e non blu. Quello è un problema. Quello è un problema. Questo è buono, fa niente. Ok, questo l'abbiamo fatto. Bene, vai qui appena possibile, più 3. Vedete, questo sarà un problema, eh? Che non ci arriva...
Aspetta. Misure d'emergenza. Ma questo è nuovo. L'utilizzo delle misure d'emergenza comporta l'invio di tutti i soldati disponibili indipendentemente dalla loro attuale collocazione nei raccoglitori delle assegnazioni. Possibilità medie del riacutizzarsi delle ferite. Dimetti chi non è presenta ferite, dimetti gli idonei al servizio. Mamma mia. Sir, operation was successful. Questi stanno dando i turni. Ok, tu sei pronta, vai qui. Ci serve di più. Non ho cliccato esca. Sir, medics are on the way. Questo è veramente un problema. Buono. Ti metto qua. Ok, mettiamo di qua, così magari mandi avanti più gente. È così, perché se no... Sta situazione mi preoccupa non poco. Qui arriva uno. Sir, operation was successful. Tri. Sir, a strange truck arrived at the Eccolo. Hospital. The driver insisted on meeting you, Major. Good day to you, Major Wells. I am Marie Skłodowska-Curie. Good day to you too, Madame Curie. What can I do for you, Madam? The truck that I arrived in contains a cutting-edge X-ray machine. It is intended to use in advanced dressing stations and hospitals on the front to help with diagnosis and operations. Unfortunately, during my last stay near the front line, the machine was damaged by artillery shrapnel and is currently non-operational. It was a miracle I was able to drive it here. If you would be so kind to borrow me your engineers and supplies to repair it, I would be much obliged. I am sure that my truck can be of help to you, even if you have your own X-ray. Eccola! Fornisce aiuto per le riparazioni. Marie Skłodowska-Curie è arrivata nel nostro ospedale alla guida di un furgone danneggiato. Il veicolo chiamato Piccola Curie o... Boh. Sì. Mi cosa sto vedendo che abbiamo proprio pochi medicinali. Non... è bloccato. Non ne stanno producendo proprio tantissimi, eh? Sir, medics reached the casualty clearing. Dovete produrre, ragazzi. Questo che produce, scusa? L'alcol, ok. No, l'alcol va bene, il problema è che non va bene questo, i medicinali ce li abbiamo. Pochissimi. Vai. Qui. Vedi, non arrivano in tempo. Quindi dobbiamo fare misure d'emergenza. Questo. Una cosa. Cerchiamo di fare così, magari. Quindi qui conviene fare così perché almeno si riposano loro da sole. Sir,
Questo che è un'altra missione. Angus è appena entrato nel tuo ufficio fumando un sigaro. Maggiore, dice, sono venuto a visitare i ragazzi stazionati qui e mi hanno parlato di... A quanto pare X si è fatto beffe di loro. Che vada al diavolo, mi fa infuriare. Loro rischiano la vita per tenervi al sicuro e questo è il trattamento che gli riservate? Hai intenzione di fare qualcosa a riguardo? Cosa farai? In via o alle trincee? Ordina di organizzare uno spettacolo comico per i soldati. Quella persona sarà occupata alle 24 ore e perdi 30... No. Chiedi ai soldati di prendere in giro la persona. Invialo alle trincee. Abbiamo bisogno di soldati. Tutti i possibili soldati in trincea. Il centro smistamento non sta funzionando perché non c'è abbastanza gente. Ma come no? Sir, operation was successful. Ah, giusto, qua non c'è. Vieni qui. Tu preferiresti non lavorare al centro smistamento. Mi sa che devo fare così, eh. Aspettiamo un attimo. Ottieni un punto. Sir, operation was successful. Ho capito, ma... Sir, nurses are on the way. Sir, medics reach the advanced dressing station. Ok. Questo vorrebbe dire che... Cioè, dovrebbero arrivare in tempo. Quindi forse non c'è più bisogno di fare quell'altro, eh. Che sarebbe anche meglio, perché così non perdiamo gente. Voi dovreste andare a riposo in realtà. Sir, nurses reach the rehab. Sir, nurses are on the way. Sir, nurses reach the hospital. In tutto ciò questo? Ah, qui. Ok. 7.39. Siamo a 23 medicinali. Ok. Attenzione. Costo aumentato. Segui la normale procedura. In teoria questo adesso ce lo potremmo permettere. In teoria. Interrotta Y. Ma come cacchio funziona sta roba? Ah, devo cliccare su di loro. Ma ecco come si faceva, vedi? Quando uno non l'ha mai fatto. Capito. Questo va bene così. Ho capito che okay, 8 20 8 20 28 28. Oh, bello 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 bello. Adesso sì. Tra le 3 e le 19, quindi dovrebbe andare bene. 8 20, facciamo 8 20 28 28. Ok, 28, 20, ok. Il turno dell'assistente, bello di casa non si può fare. Ok, dovrebbe funzionare così, eh. Riabilitazione più lunga, no. Morale migliorato, facciamo sempre questo per adesso. Poppy Kaplan. Sir, operation was successful. Come insufficiente? Era blu prima. È ancora interrotto. Sir, ah, perché è interrotto. Successful.
Signore, dovete... Eh no, però scusa. Boh. Facciamo così, oh. Non ho capito perché improvvisamente adesso non è più sufficiente. Prima diceva di sì, mo no. Non ho capito perché c'è stato sto cambio. Sir, new patient arrived. Sir, nurses are on the way. Sir, okay. Patient is cured. Adesso è tutto azzurro. Oh no, questo. Ci serve la riabilitazione più veloce. E questo è solo il primo giorno ancora. Ciao. Ottimo. Comunque adesso ci riproviamo. Non appena termina il... il primo combattimento, cerchiamo un attimo di rivedere questo, perché in realtà era a posto. Dobbiamo vedere anche qui. Quindi qui sembra funzionare. 8, 8, 20, 20. 8, 8, 20, 8, 20. Ok, ingegneri, sì, effettivamente. Stanno finendo anche le risorse. Sir, engineers reached the pharmacy. Sir, operation was successful. Bene. Questo è terminale, mettiamolo qua perché se non muore. Andiamo tutti al fronte, da tutto blu. Vediamo. Eccoli. Ok. Stavolta li abbiamo fulminati. Allora, adesso che abbiamo un po' più tempo, non è questo. Andiamo un attimo qua. Fammi vedere un attimo. Allora, centro riabilitazione, va bene qui. Tra 9 ore io non so cosa voglia dire, però vabbè, facciamo se immagino sia dalle 8 alle 9, infatti si va sul morale, ok. Non lavorare nel centro smistamento, ok, 8:20, 8:20, 20, e questo gli si abbassa il morale, perché? Perché comunque non vogliono lavorare la notte, quello, sarà sicuramente per quello, così. Anche così, perché vediamo un attimo. Però vedi, questi qua non sembrano riposarsi.
Facciamo così che ti dà lì. E Marie Curie pronta. 50, 48, 47, 46. There, nurse has reached the hospital. Uno è morto, eh. Oh, il morale è bassissimo, perché? Eppure abbiamo tutto ok, tutto sotto controllo. Perché è così basso? Strano. Ok, vediamo la Curie. Madame Curie e il suo furgone potrebbero essere d'aiuto all'ospedale per lo svolgimento delle operazioni. Se le fornissimo le risorse necessarie, il suo dispositivo d'avanguardia per i raggi X potrebbe assicurare che le operazioni si svolgano in modo più fluido. Usa l'ambulanza radiologica. Meno 200 unità e fortunatamente un punto, un assegno, che ce l'abbiamo. Aumenta notevolmente la probabilità di successo dell'operazione per 5 pazienti. Vai. Madame Curie e il suo furgone potrebbero essere d'aiuto all'ospedale. Ah, cosa abbiamo già fatto? Okay. Allora, perché non siete contenti? Allora facciamo così un attimo. Ah, tu tre qui, tu qui e tu qui. Chi è che non è felice? Si è capito. 8, 8, 8, 20, 20. Non si è veramente capito. Sembra tutto a posto. Come possiamo vedere il morale? Ah, anche questo potremmo aumentare. Ah, è già razione ordinaria. È che vogliono lavorare tutti la mattina, ho capito, ma un po' di lavorare tutti la mattina, belle di casa. Ah, rosso. Questo non ce l'abbiamo. Vabbè. Sì. Cimitero, ci sono due squadre mediche. Che dici? Non c'è nessuno. Strana. Che miseria, è terminale questo. Vai qua. Morale migliorato, olle. No, olle. Ah, oh no, è morto un paziente. Facciamo così.
Sorry, no, se no dopo ci abbiamo. Perdiamo troppo morale. Riabilitazione più breve, costo aumentato. Questa. Ho capito, ma questi insomma contenti quando lavorano, che si aspettavano di fare in ospedale. Tu che dai, più uno? Più uno lo mandiamo qua al morale. Tra un po' qui è pronta la Curie. Sir, engineers reach the pharmacy. Signore, sta piovendo da giorni. Abbiamo scoperto che si è aperto un piccolo foro nel muro del seminterrato e la stanza si è allagata. Alcune casse si sono bagnate e il cibo all'interno è ammuffito. Cosa dovremmo fare? Getta tutte le casse che contengono cibo avariato. Rimuovi la muffa e usa il resto. Perdi 80. Perdi 40. Questo perderemo di meno, ma ci sarà tipo la pestilenza, vero? Sì. Gente, conosco io. Comunque, fammi vedere anche una cosa. Treno 21 settembre dovrebbe portarci 1950 unità. Speriamo. Ok, Curie. Madame Curie, l'abbiamo fatto. Ah, lo possiamo rifare un'altra volta. Non utilizzare per ora. Tu quanto mi dai? Più 2. Vai al fronte. Aspettiamo che arrivi l'altra roba. Il morale dovrebbe essere molto più alto però. Ce la stiamo cavando abbastanza bene. Un po' sta riposo qua. No, facciamo così crepa, quindi mettiamolo qui. Vediamo un po', questo è il treno, no, la sera. Upton Walker. Costo ridotto, operazione più breve, ovvio, vai. Alle 12:25. Sir, patient is cured. Bene. Sir, operation was successful. Adesso sembra funzionare questo, eh? Sir, nurses are on the way. Ok, le infermiere sono in movimento. Oh, ci serve materiale, non c'è più. Tra l'altro facciamo un po' di questo. Abbiamo solo 25. Cibo 161 non va bene. Sir, nurses reached the hospital. Sir, doctor is starting a new shift. Il dottore non sta facendo niente? Ecco fatto, vedi.
Che c'è bisogno? Che non c'è nessuno? Vabbè, tu sì. Ci serve un altro di questi. Non c'è abbastanza gente qui. Questo è traumatologia. Eh sì, dobbiamo prendere un altro traumatologo. Ma adesso lo metto qua, poi vediamo. Andiamo a prendere un altro. Sì. E forse ci serve pure un altro specialista. Oddio, già ce ne abbiamo due. Forse sì. Non possiamo. Siamo al massimo. Ok, 2000, vai. Basta paziente. Porca miseria. Ci abbiamo spazio. Adesso. Quanto mi costa costruire quello per ingrandire questo, per prendere un medico in più? 8, non penso proprio. Possiamo potenziare questo però. Nel centro medicazioni avanzate. Solo 7 ce ne servono. Non possiamo sprecarle. Sir, new patient arrived. Lo so, non ci abbiamo medici. Qui è veramente un casino. Per adesso ti metto. Non ti possiamo mettere lì. 1 milione di pazienti. Ready your weapons. Eccoli. Major Wells, I am afraid that I need to depart. I got a dispatch about a massive battle up west. According to HQ, it was a massacre. Initial estimates talk about hundreds of wounded. So I've heard. I need to take my truck there and try to help as many wounded as I can. They do not have any X-ray there. Of course, Madame Curie. We have an older X-ray machine here and should manage even without you or your truck. I appreciate your help. But I agree, you could do more good out there than in here. Good luck out there, Madame Curie. Good luck to you as well, Major.
I hope we meet again in the more pleasurable circumstances in the future. Medics are on the way. Ok, quindi la Curie se n'è andata proprio alla vigilia dell'attacco. Come vedete, il morale è sempre bassissimo. Nonostante quello che faccia, l'hanno cambiato perché o è il DLC. Guarda questo, questo non lo posso curare. Questo muore sicuro. Vabbè, qua, mi dispiace. Praticamente è sempre bassissimo il morale. O c'è qualcosa proprio che io non capisco nella gestione di sti benedetti orari. Però, mamma mia. Mamma mia. È sempre un gran caos. Sempre un gran caos. Siamo comunque riusciti a respingere tutti gli attacchi. Quest'ultimo purtroppo per adesso non è blu. E vediamo un attimo. Sta finendo anche tutto. Nonostante abbia gli ingegneri lì a lavorare senza sosta. Purtroppo niente, non abbiamo questi. Oddio, non mi viene mai, eh. Porca miseria. Gli assegni militari. Ed è un po' un casino. Veramente un po' tanto un casino. Sta finendo veramente tutto. Ma non sono mai arrivato nella prima run ad avere un morale così basso. Se non erro, forse sono arrivato al massimo al 30%. Una roba del genere. Boh. Qui nel frattempo non abbiamo tantissimi soldati pronti per andare al fronte. Il morale si rialza, meno male, perché porca miseria. Che poi non c'è altro, cioè potrei ricercare le nuove razioni, ma anche quelle sono veramente poche. Una cosa che ho notato è che non si alza tanto il morale anche nel caso in cui io riesca a curare tanti soldati. Adesso guardate qui che è 61 su 61, perché c'è stato un momento in cui ne sono arrivati 1.000.000 verdi e... ciao, rimanete lì. Questo... vediamo se ste infermiere... ok, ma andate qui. 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 E tu vai qua. Che ore so? Facciamo 8.20. 8.20. No, tu sei contenta da... what? Sono più contente... però se non ha preferenze, perché dovrebbe deprimersi? Io se capito. Solo questa cambia il risultato. Ingegneri. No, voi dovete riprendere un attimo. Squadre mediche. Dove è qui? Dove è qui? Sir, medics are on the way. Sir, new patient arrived. Dai, missione, sbrigati a terminare, perché non abbiamo veramente più niente. Non posso comprare niente, ho solo un assegno. Siamo poveri come la vita reale. Oh mio Dio, il gioco ci spia. E adesso voglio vedere se finita la missione succeda qualcos'altro, se è finito qui il coso di Madame Curie. Non credo. Però infermiere? Infermiere? No, anzi, è qui. È qui. Si abbassa veramente tantissimo il morale, è una cosa incredibile. Sir, patient is cured. Fatti forza, dai. Sir.
We lost this patient. Ma vaffanbene! Sir, patient is cured. Niente, la dobbiamo combattere con favorevole sta battaglia. Non ci arriveranno mai. Infermiere. 8, 20. No. 20, 20, 20, tutte 20. Riusciamo a mandare qualcun altro? Sir, we lost this patient. Stanno a crepare tutti. Ho pure potenziato questo. Dov'è? Qui. Ho fatto questo per ridurre gli effetti negativi. Questo. Ma a quanto pare no. E che cambia proprio tantissimo. Morale al 16%. Incredibile. No, sì, se non scende troppo. Vai, aiuta, aiuta. Aiuta tutti. Aspetta, non è che tante volte ci fosse. Vedi, anche squadra medica depressa qui. Maledizione. Abbiamo finito pure le risorse. Oh mio Dio. Chiamiamo un treno per portare 4 cerotti. The freak. Dai, missione. Arrivano. Vediamo. Ok. Alle 8 di mattina termina la missione. Capito. No, siamo fatti qua. Sì. No. Anzi, sì, perché ci serve. Ci servono anche i soldini. Sir, medics are on the way. Finendo veramente la qualunque. Sì, noi distraiamoci pure così. Guarda qui. Qui avremmo dovuto prendere tipo 8 milioni di medici. Terminale, ciao. Oh, crepi pure te. Sir, patient is cured. Sir, we lost this patient. Mamma mia! Non moriva così tanta gente nella prima run. Non vale. Trappola assassina. Are on the way. Porca miseria. Sir, medics are on the way. Hanno alzato la difficoltà. Sta finendo qualsiasi cosa. 3 pazienti morti durante le operazioni. No, che mancano 5 ore. Sir, we lost this patient. No, non crepate tutti adesso. Ma porca. Bisogna mettere tutti qui. Ma porca miseria. No. Sir, we lost this patient. Ma come ha fatto a morire? Ma maledetto.
Oh, porca miseria. 4 ore, dai! Resisti. Oh, uno. Alza il morale! Il morale! Non c'è il morale! No, che costa... Oddio. Non abbiamo più niente. Perché è interrotto? Perché è interrotto? Perché... A me 80 morti su 63 feriti. Dai. Dai, mancano 2 ore, anche se gli dice 4. Ah no, alle 8, non alle 5. Oh madonna. Che dramma, dai, 2 ore. 5% il morale. No, ma come 5%? Ma why? Ciao, sì. E non so davvero che fare, quindi facciamo così, che ti devo dire. No, Gesù. Dai, alza un po' il morale te, eh. Yes, oddio, 8%. Dai, no, dindon no. Uno. Medics are on the way. Porca miseria. No, come è morto il paziente? Ma che cacchio? Ma come ha fatto? Che pippa di medico. È quell'altro. È questo. Non c'è niente manco qui. Dai, uno. E 58. Corri. Abbiamo finito tutto. Ah, porca miseria. C'è più niente, anzi no, facciamo così. Engineer is on the way. 7, 6, 5, 4. We lost this patient. No, zitto, non è vero. Sir, ok. Ah, finisce così? Ok. Spietato e inefficiente, mamma mia. Che disastro. Ok, allora, beh, devo dire che sinceramente mi aspettavo che il DLC di Madame Curie introducesse altre dinamiche oltre a quelle di lei col carrettino, che vi dà in teoria un bonus alla cura dei pazienti, perché non c'è altro. A quanto pare forse c'è qualche evento che non si è attivato in automatico, se ci sarà qualcosa di nuovo che non abbiamo visto, perché se no c'è solo lei col carrettino dei raggi X e basta. Per 5 euro, boh, non lo so. Poi magari c'è chi si appassiona. Il gioco è sempre bello come al solito. Devo dire che sì, una cosa che ho notato è che hanno aumentato tantissimo la difficoltà. Non ho mai avuto questi problemi, tutti questi problemi durante la prima run. Comunque...
Fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti. Ricordate che potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!